Buongiorno e benvenuti a tutti. Io sono Scheletotto e benvenuti in questo video. Oggi siamo in un video diverso dal solito, infatti non siamo né in un gameplay né in un video di animazione, bensì in una house review. Cioè, vi voglio far vedere questa piccola creazione che ho fatto di recente e ho appena messo nella mia città. Scrivetemi nei commenti se volete vedere il resto della città. Oppure vederla a frammenti e poi tutta quanta. Va bene? Iniziamo subito. Allora, questa è una piccola casa di un cantiere. Avete presente quelle case dove i lavoratori devono andare mentre i lavori sono in corso? Ecco, questa è una di quelle case. Ci sono due abitazioni, una sotto e una sopra. Con la cassa degli attrezzi, delle piccole decorazioni e il cantiere è proprio a due passi. Eccolo. Allora, nella cassa abbiamo vari attrezzi che non vi mostro. C'è una piccola scaletta per accedere al piano superiore che può essere tolta facilmente. E poi la casa è modulabile, nel senso io posso levare le due parti del tetto e dopo separare le due parti della casa. Bene. Allora, partiamo dal piano terra. È un piccolo modulo rosso. Di colore rosso, con dentro una sveglia e un letto, più un piccolo comodino. La porta si apre, come vedete, e sotto il letto c'è lo spazio per la valigia. Questo modulo invece è di colore grigio e la porta però è rossa perché non avevo di colore grigio. Dentro qua invece abbiamo una tazza, un frassanna e sempre un letto per i lavoratori. E lo spazio per la valigia sotto. Inoltre, poi sopra ci metto il tetto che è fatto con delle piastre a scivolo, credo, a rampa. Con sotto delle piccole piastre fatte a piastra. Ecco. Poi le decorazioni sono fatte da piccoli alberi, una gate e il resto. E infine la scala. Eccola. Allora, questa casa, visto che i moduli scomponibili, può essere messa in varie maniere, come per esempio così, così. Oppure con la scala laterale. E le finestre no, dall'altro lato però. Una semplice casetta adatta dei costruttori, molto carina, modulabile. Scrivetemi se volete vedere il resto della città oppure a frammenti dopo tutto quanto. Allora, da Scheletotto un saluto,
Ciao a tutti e grazie per aver visto questo video. Ciao!